ringrazio tutti i media, le televisioni, i giornali che ci trattano con oggettività. Qualche volta suggerirei di trattarci benevolmente. Di questi cinesi non se ne può più, non se ne può più, non se ne può più. Eppure io sto trattando con i cinesi per cedere a loro il Milan. Un disastro, un disastro, un disastro. Se si presentasse un gruppo o un personaggio che avesse una vera passione per il Milan e fosse disposto a firmare una sua possibilità di mettere quello che la mia famiglia ha immesso nel Milan, per esempio in questi ultimi 7 anni, da qui in avanti per mantenere grande il Milan, io non mi sottrarrei. Io non mi sottrarrei. Io non mi sottrarrei. Io non credo poi che in un momento come questo sia logico di iniziare una trattativa. Adesso bisogna prima ricostruire la squadra, ritornare ad essere protagonisti. In quel momento può darsi che valga la pena di trovare qualcuno che succeda alla nostra proprietà. Che cosa si possono attendere i tifosi del Milan? Che il presidente Berlusconi faccia una scelta corretta. Di questi cinesi non se ne può più, un disastro. Se non riuscissimo con questo nostro ultimo tentativo di trovare un successore così fatto, dovremmo chiedere pazienza ai nostri tifosi. Non possiamo fare queste figure. Io penso di sì, che sia giunto il momento di passare la mano, perché sono 30 anni e 30 anni sono tanti. Stiamo trattando adesso con un gruppo di grandi aziende e fondi cinesi. Un disastro. Il mio brand affermano essere importante soprattutto in Cina, dove il Milan ha 243 milioni di simpatizzanti. Di questi cinesi non se ne può più. Se non riuscissimo con questo nostro ultimo tentativo di trovare un successore così fatto, allora sarei costretto a restare ancora io, e in questo caso dovrei mettere in campo una soluzione totalmente diversa. Penso che il Milan dovrebbe ripartire dai giovani, e soprattutto dai giovani italiani. Veramente non mi lamento per niente delle rose che abbiamo adesso. Un disastro. Io conto sui miei nipotini, ma sono molto piccoli, quindi c'è tempo. Dovremmo chiedere pazienza ai nostri tifosi. Non se ne può più.